Hai condensa sui vetri delle tue vecchie finestre, uno strato di ghiaccio che si è formato durante la notte. Meglio correre ai ripari, giusto? Utilizzando una pellicola termica per vetri. Ma le pellicole termiche per vetri funzionano? Il costo è proporzionato al risultato che otterrai? In 2 minuti ti spiego cosa devi sapere adesso, prima di mettere mano al tuo portafoglio. Seguimi. Ciao, sono Edoardo, benvenuto o benvenuta su Windoblog. Vuoi applicare delle pellicole termiche sui tuoi vetri per ridurre la formazione di condensa? Aspetta. Prima di farlo, devi avere ben chiaro costi e benefici. Valutiamo innanzitutto il costo. Dipende innanzitutto se si tratta di una pellicola o di un telo termico, perché sono due prodotti differenti. Mettiamo che tu debba isolare i vetri di una tua finestra, con una dimensione di due vetri di circa 0,60 metri quadrati ognuno. Ti servirà quindi una pellicola di circa 1,20 metri quadrati per coprire entrambi i vetri. Il costo può variare dai 15 fino ai 30 euro per una pellicola termica economica, ma può arrivare fino a 180 euro per una pellicola di qualità. Tra le due soluzioni cambia il grado di isolamento, la trasparenza, la garanzia di durata. E se volessimo fare un confronto con un vetrocamera, il costo di un vetrocamera doppio si aggira indicativamente sui 60 euro al metro quadrato, posa esclusa. Per i due vetri da 0,60 metri quadrati usati nell'esempio precedente, la spesa complessiva sarà quindi di 75 euro. Faremo fra poco alcune considerazioni importanti per valutare la scelta più vantaggiosa per te. Oltre al costo, devi tenere in considerazione anche i benefici, o meglio, il risultato. Utilizzando una pellicola termica non è possibile stabilire un livello certo di isolamento. Anche nella versione più costosa, l'isolamento sarà buono, non chiedere di più. Quindi migliorerai il tuo problema, ma di quanto non lo saprai. Con l'installazione di un vetrocamera avrai invece un risultato certo rispetto ad una pellicola termica, perché potrai conoscere il grado di isolamento, ovvero la sua trasmittanza termica. Il risultato estetico sarà inoltre decisamente migliore. Non ti sto dicendo di installare un vetrocamera, ma ti dirò di più. Ora conosci i costi e benefici di una pellicola termica per vetri, ma anche di un vetrocamera. Qual è la scelta migliore? Ecco il consiglio che mi sento di darti. Se vivi in affitto e vuoi tamponare provvisoriamente il problema, ti serve una soluzione temporanea ad un costo contenuto. Ma anche se devi intervenire solo su una vetrata esistente, magari di un negozio. Quando i serramenti sono molto vecchi, non ha senso buttare i tuoi soldi, anche solo per un nuovo vetrocamera. Puoi quindi valutare in questi casi l'acquisto e l'installazione di una pellicola termica per vetri economica. Spenderai poco e comunque migliorerai la situazione. Utilizza il telo termico solo in caso di emergenza. Vivere con un ailo applicato sulle tue finestre non è proprio il massimo, non solo a livello estetico. Se invece i serramenti sono di casa tua e sono relativamente recenti, fossi in te, valuterei l'installazione di un vetrocamera. Ma prima di farlo, devi comunque tenere in considerazione altre variabili. Te lo spiego nel video che ti compare fra poco. Ti consiglio di guardarlo prima di prendere qualsiasi decisione. Avrai ben chiaro come procedere, ma potrai anche capire se puoi pagare i vetri la metà. Ti piacerebbe?